L'isola di Miyajima è un luogo sacro, dove non è concesso nascere o morire. Per questo motivo, l'accesso è vietato ai malati terminali e alle donne incinte, il che è un gran peccato, perché difficilmente ci viene in mente un posto più bello dove aprire gli occhi per la prima volta. Ehi Pixel, siamo al nostro nono giorno in Giappone, sveglia presto per prendere il traghetto che ci porta in uno dei posti più famosi di questo paese, scoprirete presto il perché. Appena sbarcati sull'isola di Miyajima, incontriamo subito i protagonisti di giornata. I cervi, infatti, sono considerati animali sacri ed ormai si sono abituati a passeggiare tra la gente. Questo, ad esempio, è andato a comprarsi la merenda. Impossibile fare due passi di fila senza incontrarne uno. Stiamo camminando dove c'è bassa marea. Secondo protagonista di giornata è il tori rosso che esce dall'acqua. Sicuramente lo avrete già visto in qualche foto. Ora c'è bassa marea e possiamo vederlo da vicino, passeggiando letteralmente in mare. Ma la magia vera inizierà questa sera, quando l'acqua si alzerà. Siamo letteralmente in mezzo al mare. Durante la marea il livello dell'acqua si alza anche di 1,5 metri. Squid e crab. Quindi seppia e granchio. Da cosa parto? Squid. Seppia. Anche nelle seppie c'è dentro granchio, eh. Cosa ti per assaggiare? Una specie di pane con l'ostrica. Bello molluscoso proprio l'ostrica. È impegnativa l'ostrica. È vicina. Sotto una crocchetta. Comunque abbiamo compagnia. Mi sono fatto un nuovo amico. In realtà mi segue solo perché pensa io abbia cibo. Non è un'amicizia vera. Violento. Hai un nuovo amico? Ho un nuovo amico, si chiama Bambi. Sembra anche affamato Bambi. Hai preso paura? Un po'. Prima eravamo sotto il tori e adesso è pieno d'acqua. Assaggiamo i biscotti del paese di Miyajima. Con il tori sullo sfondo. Wow, che bella questa ripresa! Cosa abbiamo? Non mi ricordo più. Tè verde? Tè verde. Vai. Andiamo con tè verde. Vai con tè verde. Andiamo con tè verde. Cioè, tanto che non ci arrivino i cervi a rubarmi il cibo. Hanno visto di fare delle confezioni indistruttibili qua.
biscotto ripieno di prato? Ripieno di prato, esatto. Esattamente un biscotto di prato. Buono. Sta arrivando l'amico della Franci. Farà un agguato alle spalle. E mi si manda i capelli. Ehi. Ehi. Vai a rubare un cibo, al al prato. Aspettiamo il treno per tornare in albergo, vi racconto come spendere il meno possibile se usate il treno tutti i giorni. Questo è il nostro Japan Rail Pass che ci consente di prendere tutti i treni della linea JR, compresi gli Shinkansen, in modo da poterci muovere più liberamente. Potete anche apprezzare l'ordine con cui i giapponesi si mettono in fila esattamente dove si apriranno le porte del treno. Notate qualche differenza con le file che facciamo nel nostro paese? Ora cerchiamo un locale per cena e vogliamo mangiare nuovamente l'okonomiyaki, piatto tipico di Hiroshima. Ci è piaciuto talmente tanto che abbiamo deciso di mangiarlo per 2 sere consecutive. Nuovamente voglia di okonomiyaki guardando questo video. Sì, anche a me un sacco. Se questo video ti è piaciuto e vuoi aiutarci a far crescere il canale, lascia un like e condividi questo video con un amico con cui vorresti andare a visitare questa bellissima isola. Ricordati anche di iscriverti al canale così non ti perdi le prossime puntate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!